Nel mio ultimo libro, Effetto Quantum, ho ripreso nella pagina di presentazione le parole di Joe Dispenza, che recitano più o meno così. Se un atomo è composto da 99,99999% di energia e per lo 0,00001 di materia, allora di fatto io sono insignificante. Perché commetto l'errore di rivolgere la mia attenzione unicamente a quella minuscola percentuale di materia quando io sono ragionevolmente molto di più? Riflettiamo. Siamo fatti di atomi con la conseguenza che la nostra parte fisica è costituita dalla stessa materia di cui è fatto l'universo. Non solo. Ciò che anima il nostro corpo è una forma di energia. Lo stesso 99,99999 di niente in termini materiali di cui è fatto l'universo. Se poi questo niente consiste in onde di energia che trasportano informazioni e questa forza sostiene il nostro apparato materiale e lo fa funzionare, allora di sicuro ha senso riferirsi al campo quantico come intelligenza invisibile. Dato poi che l'energia costituisce la base della realtà materiale, è quella stessa intelligenza a organizzarsi sotto forma di materia. Il campo quantico è energia invisibile e potenziale, in grado di strutturarsi in particelle subatomiche, in atomi, in molecole, fino a pervadere tutto. Da una prospettiva fisica, l'energia organizza le molecole in cellule, tessuti, organi, sistemi, fino a formare il corpo nella sua interezza. In altre parole, ciò vuol dire che questa energia potenziale è in grado di ridurre la sua frequenza d'onda fino ad assumere una forma solida. È questa intelligenza universale che dà vita a quel campo e a tutto ciò che contiene, compresi te, me e tutte le forme di vita che conosciamo o che ci sono ancora ignote. È la stessa intelligenza che ci fa battere il cuore, ci fa respirare, digerire il cibo e sovrintende a un numero incalcolabile di reazioni chimiche che ogni secondo hanno luogo in ogni singola cellula. Inoltre, questa stessa intelligenza è la stessa che mantiene in orbita i corpi celesti, fa spuntare nuove foglie sugli alberi, regola le stagioni. Poiché l'energia esiste in ogni luogo e in ogni tempo, esercitando il suo potere fuori e dentro di noi, può essere considerata sia personale sia universale. Ciò che dobbiamo comprendere è che questa intelligenza universale possiede la stessa consapevolezza che ci rende individui consci e attenti. Benché questo potere sia universale e oggettivo, esso è consapevole non solo di se stesso, ma anche di tutti noi. Osserva e conosce i pensieri, i comportamenti, i sogni, i desideri di ciascuno. È una coscienza che ha soltanto una motivazione, amore incondizionato. Abbiamo allora due forme di coscienza, una universale, primaria e oggettiva, e una seconda, soggettiva, individuale e secondaria. Quando cerchiamo di emulare le proprietà della coscienza primaria, diventiamo creatori. Quando avvertiamo una corrispondenza con questa intelligenza universale piena d'amore, diventiamo come lei. L'intelligenza quantica creerà un evento, una reazione energetica, per andare incontro a tutto quello che il pensiero soggettivo immette nel campo quantico. Quando la nostra intenzione cosciente coincide con la sua, quando il nostro pensiero coincide con il suo, quando il nostro amore diventa incondizionato e coincide con il suo, stiamo attuando questa coscienza universale. Nel presente diventiamo quel potere supremo che trascende il passato e apre le porte al futuro. Questa coscienza primaria e universale non giudica e non punisce. Siamo noi l'origine di tutto. Se coltiviamo complessi di colpa o dal passato emergono situazioni di sofferenza, e sia nella mente e nel corpo rimane traccia di questa sofferenza che si manifesta attraverso i pensieri e le emozioni, trasmetteremo al campo quel segnale energetico. L'intelligenza universale risponde inviando nella nostra vita un altro evento che riprodurrà la stessa risposta cognitiva ed emozionale. I nostri pensieri inviano elettricamente il segnale «sto soffrendo» e le nostre emozioni attraggono magneticamente un evento che corrisponde a quella frequenza emotiva, fornendoci in questo caso un buon motivo per soffrire. Mi domando, perché non inviamo un segnale che ci faccia realizzare davvero i nostri desideri più profondi?
E ancora, come possiamo fare per trasmettere un segnale in armonia con la realtà che vorremmo vivere? Penso che cambieremo quando saremmo davvero convinti che attraverso il pensiero, segnale inviato, produrremo un effetto osservabile e inaspettato. Quando capiremo che abbiamo davvero la capacità di causare un effetto. Soltanto che, se non vogliamo riprodurre un effetto di sofferenza, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e connetterci con il campo quantico in una condizione intenzionale di gioia e ispirazione. Basta davvero poco per cambiare la realtà che non ci piace, ma soltanto una cosa ci impedirà di esercitare il nostro potere: il dubbio di riuscirci.